Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto alla lattuga. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, acqua, cipolla, sale, dado vegetale bimbi, pomodori secchi, parmigiano, lattuga, vino bianco, olio evo, pepe e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere la lattuga. L'olio. Ed azionare il bimby per 30 secondi. A velocità 7 spatolando. Mettere da parte. Senza lavare il boccale. Mettere la cipolla e tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il riso ed azionare il bimby per 1 minuto, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino. E sfumare per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere l'acqua, il dado, il pepe. Il sale, amalgamare con la spatola e cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere la lattuga. Il burro e proseguire la cottura per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il parmigiano
ed amalgamare con la spatola. Il risotto è pronto, impiattare e servire con i pomodori secchi. Risotto alla lattuga. Grazie e alla prossima ricetta!